Progress. Sono Catello Masullo, direttore artistico del Premio Cinema Giovane Festival delle Opere Prime e vorrei presentarvi la 20ª edizione che si terrà a Roma dal 30 settembre al 2 ottobre del 2024 utilizzando queste poche slide in PowerPoint. Scorro rapidamente i patrocini che storicamente il festival ha ricevuto, come vedete. Diciamo gli enti principali, Roma, Lazio Commission, il Sindacato Critici, la G-Scuola, l'AFIC, l'Associazione naturalmente dei Festival, Cinema da Mare, Rai, le Biblioteche, Cineclub Vittorio De Sica, Diari di Cineclub, Fandango Libri, Centro Studi Cinematografici, Tulipani di Sitarira. La giuria rapidamente in ordine alfabetico, Ugo Baistrocchi, Cristiana Bini, Martin Brochard, Luciana Burlin, Cristina Cano, Daniele Cipri, Paola Dei, Roberto Leoni, Armando Lo Staglio, Franco Mariotti, notissimi, ci sono anche io così associate una faccia a una voce, Ernesto Ricosia, Roberto Petrocchi, Rossella Pozza, Carlo Sarti, Cristian Scardigno, Paola Tassone, Marcello Zeppi. Abbiamo aderito alla iniziativa di avere un premio della critica che viene assegnato da tre critici segnalati, designati dal sindacato naturalmente dei critici. Per la passata edizione abbiamo avuto Patrizia Pestagnesi, Massimiliano Macchiaradonna e Claudio Salizzato. Anche per quest'anno abbiamo aderito. Questi sono i festival gemellati, i film in concorso. Quest'anno è l'anno, diciamo, dei grandi attori che hanno esordito dietro la macchina da presa. Dei 10 film selezionati, come abbiamo scritto nella documentazione, 3 sono quelli in concorso che concorrono al premio del pubblico e al premio dell'opera preferita degli studenti che vedono i film in matinée. E abbiamo questi 3, sono Stranezza d'amore di Giuseppe Ferrelli, Romantiche di Pilar Fogliati e c'è ancora domani di Paolo Cortellesi, Il fenomeno dei fenomeni, naturalmente. Gli altri 7 film che tutti insieme naturalmente ai 3 film in concorso concorrono al premio della critica e a tutti i premi tecnici che sono una ventina designati dalla giuria. Abbiamo I pionieri di Luca Scivoletti, Io vivo altrove di Giuseppe Battistoni, Prima donna di Marta Savina, Felicità di Michele Ramazzotti, Come pecore in mezzo ai lupi di Lida Patitucci, L'ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio. E infine Il più bel secolo della mia vita di Alessandro Bardani. Il nostro ufficio stampa, che naturalmente riesce a farci uscire su centinaia vere e proprie di testate, quindi fanno sempre un lavoro molto capillare di diffusione della notizia e quindi con successo crescente naturalmente anche di pubblico. E vado rapidamente naturalmente, sottolineo il fatto che da qualche anno abbiamo assegnato a Luigina Reck, che è un artista dello studio d'arte e micromosaico, di realizzare ad hoc il premio per l'opera che vince il Festival, il premio Cinema Giovane, con un oggetto d'arte in foglia d'oro a 24 carati, che è esemplare unico, anno per anno viene eseguito ed non è mai ovviamente lo stesso, perché ovviamente è un'opera d'arte e non è un'opera, diciamo, standard. Abbiamo realizzato una sigla che viene proiettata prima di ogni film e che ci dà un'idea un po' di quello che qual è stata la storia, e naturalmente arrivederci alla 21ª edizione, che è 29-30 settembre, 1 ottobre del 2025. Vorrei accennarvi solamente, se ce la faccio, qualche secondo proprio la sigla per far capire, diciamo, questa carrellata, diciamo, molto veloce sui precedenti, solo qualche secondo perché entro i 5 minuti dobbiamo chiudere. Thank you.
Thank you.